si parlava della nascita economica del Nord Italia. Basti pensare che proprio a cavallo dell'Unità d'Italia gli imprenditori, Emilio Zonda di Varese, viene ad investire nel Salento per disboscare tutto il territorio salentino e fare i vigneti. E sulle ceneri dei nostri cotonifici, qui era una terra dove si coltivava tantissimo cotone, si tesseva, sulle ceneri dei nostri cotonifici nacque il più antico cotonificio italiano, quello di Busto Arsizio, che adesso è chiuso. Pensiamo a queste cose qui. Pensiamo ad un'economia strappata dal ventre dell'Italia del Sud. Come si fa a non emozionarsi di fronte a queste cose? Quindi l'arte deve essere per forza poesia, deve essere emozione, deve essere tutto questo. Io vorrei al mio fianco un attimo Giuseppina Schifino, perché ha fatto un'operazione importante. Giuseppina si è servita della fotografia, prego. Giuseppina si è servita della fotografia per raggiungere cifre stilistiche che accarezzano l'arte dell'informale. Questa è una cosa bellissima. Non è consueta questa cosa qui. Ha proiettato l'ombra delle brigantesse verso il futuro. Basti pensare a quello che sta succedendo in questi giorni, nel cuore dell'unità. Un cantiere ancora aperto. Vediamo la politica, le risposte che non sanno dare. È un cantiere ancora aperto. Noi non dobbiamo smettere di emozionarci di fronte alla storia e di fronte alla coscienza che dobbiamo alla storia. È un fatto importante questo. Dipingiamo per questo, dipingiamo per essere coinvolti dentro la storia. Grazie. Grazie per essere intervenuti questa sera a questo evento. Io sono Giuseppina Schifino, grazie a Massimo per avermi presentato. Pensando e intrecciando ombre è un racconto scritto con la luce. Difatti sono 9 scatti in cui si è immaginato la donna vissuta in quel periodo dal 1860 al 1870. Vissuto in un periodo tragico e cruente, si è immaginata nella sua quotidianità, nel suo modo di essere donna, di ribellarsi ad una società e di affiancare il proprio uomo in un rapporto comune. Le ombre... Posso parlare senza microfono? Forse è meglio. Le ombre, quindi proprio come massima espressione del nostro essere. Non si sente. Non si sente. Quindi pensando, intrecciando ombre, proprio perché queste donne sono state pensate nella loro quotidianità, intrecciando perché il brigantaggio femminile si intreccia e completa quello maschile. Le ombre sono state riprodotte in luoghi che hanno visto il passaggio dei briganti. Sono luoghi in cui si sente forte la loro presenza, il suono dei loro canti, delle loro grida, delle loro sofferenze. Attraverso queste ombre ho voluto dare dignità e far rivivere con tutta la loro forza queste donne vissute, queste donne brigantesse. Vi ringrazio tutti e vi invito a fare un percorso tra queste la mostra. Grazie a tutti. Vamos a ver, guitarra en tambor, ven que estamos.
Soltanto un minuto e mezzo, la storia di chi sta sempre sotto e di chi sta sempre sopra. Aldo ha detto una cosa molto bella, l'ho letta su Facebook, ha legato la storia, l'ho fatto pure io, la storia delle brigantesse alle tabacchine, è la stessa lotta. È la lotta di donne che combattono contro un certo potere. Avevano soltanto strumenti diversi e li adoperavano. Lavorare a bestia e poi crepare di malaria. Non avere in premio solo benedizioni. Stato e Dio assenti. Stato perché se ne fotte. Dio perché guarda altrove. Essere donna era già condanna. Essere a sud di ogni sud era condanna eseguita. Suggestioni di memoria, brividi che arrivano fino a noi e salgono per la schiena e per i fianchi, producono parole che non risarciscono di un'oncia, la morte, la vita, le piaghe. Cosa puoi leggere del mondo se non sai leggere, se non puoi vivere, se a stento è sopravvivenza? Con le roncole si possono fare tante cose. Con le roncole si può fare tutto, innestare, tagliare le corde, tagliare i rovi, tagliare l'erba infestante, tagliare la gola ai padroni, un po' per vendetta e un po' per giustizia. La legge ti dichiarava cittadino, ma tu rimanevi servo. L'economia avevano bisogno della tua carne, del tuo sudore, delle tue braccia schiave, e schiava era la tua donna. E schiavi erano i tuoi figli, e i figli dei tuoi figli. La tua eternità era fatta di sofferenza. Se alzavi la testa, te la tagliavano. Puoi spegnere la carne, il guizzo del corpo nel futuro. Puoi spegnere i fuochi della rivolta. Può cadere il fucile dopo che sei stata colpita. Ma niente può spegnere il lampo degli occhi. Lo sguardo che accusa tutto e tutti. Gli uomini e Dio. La terra è l'aspro che produce. Giochi più di ombre che di luci. Giochi in cui nessuno vince. Donna del sud, donna di sud. Le mosche invece vincono sempre. In quella che tu chiami casa. In tempo, in poco tempo, disegna geroglifici sulla tua faccia. Vorresti urlare, vorresti imprecare, ma non ti hanno dato voce. L'occultamento del reale, in atto da dopo l'unità ad oggi, menzogna ripetuta all'infinito diventa realtà, tutti presi all'amo. Se ti vuoi liberare, devi scorticare. Michelina di Cesare, uccisa nel 1868, è stata risarcita con una palla in fronte dell'affanno in cui era caduta, nascendo.
fine della serata i ringraziamenti un po' per tutti quanti. Allora ringraziamo innanzitutto Monica Taveri e poi il ringraziamento va al Museo della Stampa Martano. Ringraziamo il dottor Aldo D'Antico, direttore dell'Archivio Storico Napoletano. I nostri ringraziamenti vanno a Desiree Chierico, Marco Tundo del gruppo di musica popolare Wire, e poi ringraziamo Annalisa Bari, l'autrice del romanzo Coccarde Rosse. Ringraziamo anche Federica Ventola che ci ha fatto ascoltare un brano tratto dal libro. Ringraziamo ancora Maurizio Nocera, Massimo Marangio, ringraziamo Giuseppina Schifino, Elio Corionò. Buonasera a tutti quanti e spero che questa serata sia stata interessante, vi abbia appassionato questo tema del brigantaggio, delle brigantesse e vi abbia anche fatto nascere un pochettino la curiosità di leggere il libro e di approfondire ancora di più questo argomento che merita di essere maggiormente trattato e conosciuto.